Bella a tutti friends e benvenuti in un nuovo video. Ci troviamo su Fortnite. In questo video andremo a vedere quali sono i 5 punti più alti nella mappa di Fortnite. Io come sempre sto registrando questo video anticipatamente, quindi il nome potrebbe variare di qualcosina. Io me la starto in parco giochi, però vi ricordo a voi di startarla in qualsiasi modalità eccetto la modalità creativa e parco giochi. Ci vediamo in game, vi faccio vedere subito in modo molto veloce dove si trovano i 5 punti per terminare questa challenge. Eccoci qui, stiamo raggiungendo il primo punto più alto della mappa di Fortnite. Prima di farvelo vedere, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche se volete vincere 10.000 V-Bucks gratis. Quindi, se vi interessano questi V-Bucks, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e andatemi a seguire su Instagram R4Scotto YouTube. Passaggio fondamentale per vincere questo contest. Come vedete, mi trovo sopra alla bocca del vulcano. E ecco qui sotto di noi questo bannerino, questo piccolo cartello che ci indica 172 metri d'altezza e proprio qui sbloccheremo uno di 5. Adesso a me non mi dà nulla perché, come vi ho detto, sto registrando questo video anticipatamente. Ci spostiamo in modo molto veloce al secondo cartello per sbloccare questa challenge. Dopo il vulcano arriviamo a Picco Polare e ecco qui il nostro cartello, quindi a 170 metri. Mi trovo esattamente qui sopra il castello a Picco Polare. Spostiamoci ora a vedere il terzo cartello che indica l'altezza più alta della mappa di Fortnite. Non ci dobbiamo spostare di molto perché se prima eravamo sopra il castello di Picco Polare, ora stiamo raggiungendo questo sottomarino dove era presente la prima stella della settimana 1 della season 7. Ecco qui, 130 metri. Questo sarà il nostro terzo cartello che ci va a indicare l'altezza del punto presente nella mappa. Eccoci qui, ci troviamo tra Rampe Ghiacciate e Picco Polare. Spostiamoci ora al quarto punto più alto della mappa di Fortnite. Il nostro quarto punto si troverà sopra questa montagna. Vi faccio vedere subito il cartellino che ci va a indicare 111 metri. Ci troviamo sotto Parco Pacifico e sopra il campo da calcio, esattamente in questa montagna qui. Ora andiamo a vedere il quinto e ultimo cartello che ci indica l'altezza in Fortnite. Dobbiamo spostarci di pochissimo perché se prima eravamo sopra questa montagna, ora ci siamo spostati in quest'altra montagna. E ecco qui il nostro cartello, dov'è? Eccolo qui, non lo trovavo. 111 metri d'altezza. Faccio vedere di che montagna, di che altura stiamo parlando. Questa tra Spiagge Snob e il villaggio dei Vichinghi, esattamente in questo punto della mappa di Fortnite. Signori, spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici. Almeno anche loro riescono a effettuare queste sfide nel tempo più breve in assoluto. Questa sera, vi ricordo, farò una live alle 20:40 dove vi vado a regalare una skin. Perciò non mancate nella live di questa sera e se volete vincere 10.000 V-Bucks gratis, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche e andatemi a seguire su Instagram R4Scotto YouTube. Nel canale troverete tutti i video dedicati alle sfide di oggi, perciò se vi interessano le altre sfide le trovate sopra questo canale. Noi ci vediamo più tardi con le altre sfide relative a questa settimana 6 e più tardi con la live e le belle mesami.